Zoo di 105. Tutto il resto, frittura sonora. E mi ha continuato a chiamare anche in camera d'albergo alle 3 del mattino. Io rispondevo e dicevo: dai, figa, che c'ho altri problemi, che ho scoperto che c'ho la polvere sul navigatore della Porsche. Gli chiudevo il telefono tutta la notte. Se ci fosse stato Instagram, ti avrei rovinato, cazzo. Guarda. Io comunque... Ma amici, cosa c'hai tu che sei povero? Dai. Appunto, non sei credibile. Io da povero con la voce da ricco. Fai schifo. Io faccio veramente schifo al cazzo, ma siccome sono una persona che tiene sott'occhio i tempi della trasmissione, dico che adesso ci sono 30 secondi di pubblicità e poi parlano i ricchi veri. Sì, sì. Arrivano i marchesi, amici, marchesi. Ciao, adesso sono Fede. Diventato froccio, però. Ciao. Mi sono incontrato, cazzo. Cosa ha detto? Oddio, cosa ha detto? Cosa ha detto? Panico! Prendi il sentore! Manda la pubblicità! Facciamo qualcosa! Arrotolo la cintura! Mia caro Olimpia, mettete in pompa che sto grillaccio del marchese sempre zompa, zompa chi campa, scherzosamente, allegramente, parce che sa se la vie che il compagnie je vi appari pur le plaisir de l'amour. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Buongiorno, salve frati. Sì. Ah, buongiorno. Buongiorno. Salve, sono il marchese Pelucchi di Frascati, buongiorno. Ma chi è? C'è un compleanno di un carissimo amico, il conte Volafi Paluani. E pensavo di festeggiare all'interno della vostra tenuta. Ma guardi, questo è il cappuccino di Milano, deve telefonare a Roma. Sì, certo, no, volevamo fare proprio a Milano, volevamo fare questo evento in una situazione un po' decontestualizzando ciò che noi facciamo solitamente, quindi... Non abbiamo nessun posto noi qua, non abbiamo nessuna aula noi qua. Non si può trovare, scusi, cosa avete un senso? C'è un convento. Appunto, cioè ci sarà un convento, avrete anche comunque delle stanze... No, non ne abbiamo. Non c'è? Un refettorio? C'è il refettorio, ma è il refettorio nostro. Ecco, quello sarebbe indicato. Se quanti mangiate, cioè nel senso quella mangiatoia, per quanti è? Non mi guardi per queste cose qua, mi spiace, ma non è una cosa che facciamo. Ma lei è quello che comanda lì dentro? No, io sono il portinaio. Allora scusi, cioè sta prendendo le veci di una... No, sta prendendo le cose che devo dire. Allora lei riferisca ciò che dico, Zimbello, mi ascolti? No! Zimbello! Noi facciamo l'evento nel refettorio. Lei ne parla... come vi chiamate? Cioè, immagino che i gradi siano differenti dall'ambito militaresco. Cioè, guardiano è fuori, telefono in un altro momento. Magari. Cioè, tipo un generale dei frati? Cosa c'è? Come si chiama il frate capo? Si chiama superiore. Ecco, se lei riferisce al frate superiore che il marchese Pelucchi di Frascati vuole organizzare la festa per il conte Bolaffi Paluani nel vostro refettorio, noi facciamo una bella donazione. Va bene? Pronto? No! Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Benvenuti al Relay Chateau Villa Crespi. Perché? C'è Villa Crespi? Senti com'è chic anche il... Ufficio 20 Marketing, buongiorno. Hai visto? Ciao. Buongiorno. Sono il conte Bolaffi Paluani. Buongiorno. Volevo un tortino per il compleanno. Sì. Ma una prenotazione qua da noi? No. Allora, guardi, noi per quanto riguarda le torte per appunto occasioni, abbiamo la nostra bakery di Novara, che è proprio una pasticceria dedicata a, quindi a tutto il mondo dolce. No. La torta fatta da
come si chiama quello ciccione? Cannavacciuolo? Non fai torte. Voglio una torta di cannavacciuolo, tortino. Sì, suo. È possibile dalla nostra bakery, che è proprio la Cannavacciuolo Bakery. Ma la fa lui? Con le manine grasse? Mi scusi? Le fa lui? Con le manine cicciottole? Pronto? Non è un pasticcere. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Bakery Cannavacciuolo, buongiorno. Pronto? Sì? Sono il conte Bolaffi Paluani. Sì, buongiorno. Ho chiamato il ristorantino prima perché volevo un tortino, diciamo, per una festa che facciamo. Abbiamo preso il refettorio dei frati. Sì, e che torta le serviva? Tortino. Ma non so, come le fa buone? Scusi? Come le fa buone? Sono buone? Non ne mangio tanto perché non ho fame. Allora non so cosa dirle. Cioè, sono buone, buone, sono buone. Le fa lui? No, le fa il nostro pasticcere. Non le fa quello ciccione? Come si chiama? Cannavacciuolo? No, non le fa lui. No, ma si chiama Cannavacciuolo a posto. Sì. Quindi che cosa le serve? Tortino. Tortino. Non me lo fa adesso? No, adesso non riesco. Beh, a me serve subito però, eh. Scusi? Eh? Non ho capito. A me serve subito il tortino. Sì, se vuole lasciarmi il numero di telefono la richiamo. Allora, conte Bolaffi Paluani. Madonna. Sì? Il numero dovrebbe averlo il... si chiama il napoletano, il cuoco. È stato da me in villa tante volte. Senta, mi vuole lasciare il numero, la richiamo tra un minuto, qua un cliente. Chi ha lì? Ho qua un cliente, vuole lasciarmi il numero, la richiamo. Stanchezza del... Pronto? No. Sono così, sono così. Mi dispiace, ma io so io e voi non siete un cazzo. Fantastico. Comunque, concetto, comunque leggendo i vari commenti degli ascoltatori sulla questione di cui abbiamo discusso prima, è venuto.